Ciao ragazze e bentornate su trucchi.tv. Oggi voglio realizzare con voi questo make-up super glitterato con labbra nude che io adoro. È un tipico make-up bello luminoso e intenso che io sfoggio spesso, ma questo in particolare l'ho sfoggiato al primo anniversario di matrimonio di qualche giorno fa e quindi ci tenevo a riproporvelo passo passo. Iniziamo subito e vado ad applicare il mio primer occhi della ELF, che io adoro, è uno dei primer più economici che ci siano e che funziona davvero benissimo. Lo vado a stendere su tutta la palpebra e poi applico questo nuovo primer della Physician Formula Aga Wear, che sto provando e che mi sta piacendo sempre di più. Lo applico, lo vaporizzo sul viso, lo lascio asciugare, dopodiché inizio a truccarmi. Prendo la palette di Kat Von D, Chrysalis, prendo questo color panna e lo vado a stendere su tutta la palpebra mobile e fissa. Questa palette in verità non mi fa impazzire, sto dando le ultime chance, ma non mi fa impazzire. Prendo questo nocciolino e lo vado a sfumare con questo pennello da blender e lo vado a stendere solo nella parte esterna del mio occhio e lo vado a sfumare bene. Dopodiché prendo questo paint pot di MAC, che è Bare Study, questo colore molto luminoso, lo vado ad applicare sulla palpebra e lo utilizzo proprio come base cremosa per il blu, che vado poi a sfumare proprio alla buona su tutta la palpebra. Vado a scurirlo con un blu più intenso, sempre preso dalla palette Chrysalis di Kat Von D, e vado a dare più intensità al mio sguardo, sempre molto senza essere troppo precise, perché tanto dopo andremo ad applicare i glitter sopra, che sono i protagonisti di questo make-up. Prendo la matita nera, sempre questa di Fitz Vai, che io adoro e vi consiglio, è una matita nera economica che funziona e che vi consiglio. E dopodiché vado a sfumare sempre con un blu più intenso della palette sotto. Prendo la colla per i glitter di ELF e la vado a stendere con questo pennello a setole sintetiche fitte e la vado a stendere su tutta la palpebra mobile, senza andare troppo sopra, rimanendo solo sulla palpebra mobile. Dopodiché applico i miei glitter di Lit Cosmetics, che io adoro. Questi sono i glitter Champagne Wishes, sono adorabili, io li adoro assolutamente, sono fantastici. Dopo averli applicati con il dito, che è il metodo che io preferisco, vado a sfumare un pochino in modo da uniformare un po' il passaggio. Applico le ciglia finte, davvero molto drammatiche, e vado ad applicare il mio eyeliner. Questo è Trooper di Kat Von D, che è il mio eyeliner preferito in assoluto, che sta purtroppo finendo. Infatti faccio un po' di fatica. Vado ad applicarlo in modo che anche l'attaccatura delle ciglia finte venga un po' camuffata. Faccio una bella riga lunga lunga. Vado a sfumare sotto per intensificare ancora di più lo sguardo, che mi piace molto sfumare sotto la matita in modo che sia bello intenso. Prendo un washi tape perché non trovavo il mio scotch di carta e rimuovo tutti i residui, e sono davvero tanti perché la palette di Kat Von D lascia un po' di fallout purtroppo. Prendo il mio matitone di Smashbox nella colorazione aranciata e vado ad applicarlo solo nell'angolo interno dove l'occhiaia è un po' più intensa, in modo che neutralizzi un po' quel colore bluetto, violetto, tipico. Applico il mio fondotinta preferito, questo è Teint Encre de Peau di Yves Saint Laurent, che io adoro. Di questo vi avevo fatto una demo, credo 2 anni fa, quando era appena uscito. Io adoro questo fondotinta, se vi piace un fondotinta leggero, proprio effetto pelle nuda, però che copra, questo è assolutamente consigliato. E poi con la grazia di un muratore vado a stenderlo con questo pennellone proprio alla cinghiale. Ma vedete che è veramente veramente veloce questo pennello, di mezza ai tempi credo
che sia favoloso questo pennello. Ho anche i pennelli nella versione più piccolini, proprio per andare ad applicare proprio altri prodotti sul viso, andare proprio anche a stendere il fondotinta nelle parti più particolari, tipo fronte e contornati, ma non ce li avevo a portata di mano, quindi la parte della fronte utilizzerò un altro pennello. Utilizzo questo qua di Real Technique. Riapplico un po' di fondotinta nella zona perioculare, lo vado a stendere con questa spugnettina simile Real Technique, ma in verità è di Primark, ve lo devo dire. E devo dirvi che è anche un ottimo prodotto, l'ho acquistata in un sacchettino con tre spugnettine piccoline e devo dirvi che sono valide. Applico il mio correttore di Anastasia, che io amo, il mio correttore preferito da mesi e mesi, perché vedete come pulisce la zona in maniera formidabile, bello, cremoso, pulisce e definisce la zona in maniera egregia. Applico questa cipria di RSMA, che è una cipria americana che utilizzano tantissimo le americane, io la applico proprio abbondantemente, vedete che vado anche sul make up occhi, ma dopodiché lo andremo a rimuovere, non è un problema. Vado in modo che mi dà questo effetto photoshoppato allucinante, qui non riesco più a rinunciare. Nel frattempo vado ad applicare la matita labbra. Questa è una matita labbra di Kiko, una creamy lip pencil che io amo, 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 e credo di avere tutti i colori perché queste matite sono formidabili. E dopo aver applicato la matita applico questo rossetto di Maybelline ed è il numero 657 Nude Nuance ed è un rossetto matte, completamente matte, perfetto per questa matita, si matchano alla perfezione come vedete. Vado a rimuovere con un pennello morbido tutto l'eccesso della cipria applicata e vedete che la pelle è proprio photoshoppata. Applico un po' di blush di Too Faced dalla palette che adoro, Love Flush. Applico un po' di contouring e utilizzo la terra di MAC Sculpt sia sotto lo zigomo ma anche e soprattutto per chi ha una fronte gigante come la mia, all'attaccatura dei capelli e sulle tempie, assolutamente. Vado a creare il mio punto luce, utilizzo sempre il color argento dalla palette Chrysalis di Kat Von D. Sciolgo i capelli e li sistemo, faccio dei boccoli morbidi, morbidi, ed ecco qua il risultato finito, ragazze. Spero di avervi tenuto compagnia, di avervi dato qualche spunto. Qui sopra, dove vedete la mia foto, potete iscrivervi al canale di Trucchi.tv per rimanere sempre aggiornati su tutti gli ultimi video e vi ringrazio di aver visto il video.